Cora e Alice sono arrivate in vista di Fort Henry. Tra i francesi e gli inglesi c'è stata una terribile battaglia. Il colonnello Murro sta assaporando la gioia di una vittoria quando un reggimento francese si unisce a quello di Montcalm. Gli inglesi tornano al forte che viene assediato. Fort Henry è laggiù. Vedete? Oh, Dio sia lodato! Ce l'abbiamo fatta! Presto riabbracceremo papà. Non cantiamo vittoria. Il forte è assediato. Dobbiamo attraversare le linee francesi e il lago. La nebbia ci nasconderà i nostri nemici, ma può anche ostacolare il nostro cammino. Dovremo stare attenti a non perderci. Resteremo vicini. Non succederà niente. In marcia, allora. Uomini bianchi, di là, molti. Ma come ha fatto a vederli? Li ha sentiti con il naso. Secondo gli indiani, noi bianchi emaniamo un odore particolare. Anzi, puzziamo in modo spiacevole. No, io non puzzo affatto. Nemmeno dopo 4 giorni di marcia? Beh, chiunque sarebbe un po' in difficoltà. Gli indiani no. La loro pelle non ha cattivo odore. Non so perché, ma è così. È un argomento per me sconosciuto, miss. Penso che gli dovrò dedicare un attento studio. Ora basta discussioni. Shh. Da questa parte. Lascia fare a me. Non provateci più o diventerò molto, molto geloso. Piantatela ora. E comunque, grazie. Quello puzzava proprio come un bianco. Già, l'hanno costruita gli Uroni. È sicuramente pronta per compiere qualche incursione. Venite. Grazie al cielo, ci risparmieremo una sgradevole nuotata. Sicuro, sempre che voi non ci rovesciate.
Signore, proprio stanotte che i cannoni tacciono, non riuscite a dormire? Strano, vero? È proprio quando cala il silenzio che mi assale la paura, ma non certamente per me. Per Alice e Cora? Saperle disperse là fuori, in quella terribile foresta piena di bestie e uomini feroci, mi è insopportabile. Sono delle ragazze di Tempraforte, colonnello. Sono convinto che le riabbraccerete molto presto. Che Dio vi ascolti, Duncan. Che Dio vi ascolti. Non abbiamo percorso più di mezzo miglio. Questo è solo un isolotto. Su, scendete. Dov'è il forte? Per il momento è impossibile trovarlo. Non si vede più in là del mio fucile. Qui staremo al sicuro fino a domattina. Cora, tu vuoi molto bene a tuo padre, vero? Eh? Sì, certamente. Come tu vuoi bene al tuo. Sì, un padre è sempre un padre, anche quando non rispetta le nostre scelte. Ma no, che dici? Grosso serpente accetta tutto quello che fai. Non mi riferivo a lui. Il forte sta uscendo dalla nebbia. Muoviamoci prima che i francesi ci avvistino. Io volere tuo scalpo, inglese! Chi? Oh, perdonate, maggiore. Non avrei dovuto. Lasciate stare, capitano Snake. È stato un turno di guardia piuttosto noioso. Canoa in avvicinamento! Una canoa! Già, ho parlato troppo presto. Andate a riposare, vecchio mio. Lasciate a me questa seccatura. Allora, lavativi! Pezzo in posizione! Sveglia! Signore, non sembrano nemici. Sciocchezze! Chi mai avrebbe passato le linee francesi? Ma quelle che mi venga un colpo! Maledizione, la nebbia si alza. Allora! Forza, forza! Puntate, presto! Sulla canoa! No, idioti, sulle batterie francesi! Fuoco sui loro cannoni, svelti! Tutti in acqua! Hanno tirato troppo vicino. Alla prossima saremo spacciati. Oh. Che aspettate? Ma veramente, di prima mattina i miei reumatismi. Pezzo in posizione, signore. Allora, fuoco! Rebude offer, rebude evit! Forza! Il forte non è lontano. Signore, siamo sotto cannoneggiamento. E le ho anch'io le orecchie, soldato. È la solita sveglia che ci manda Montcalmo ogni mattina. Ma no, signore, stavolta ci sono... I particolari dopo. Prima convoca gli ufficiali per il rapporto. Con calma, devo ancora fare colazione. Signor, sì. Aprite le porte! Presto! Ehi! Permettete che vi aiuti. Alice!
Mia carissima! Lasciate che vi aiuti io. Sono stato così in ansia per voi. Avete rischiato la vita. Ero in ansia anche per vostra sorella Cora, ben inteso. Non l'ho certo dimenticata, ma come sapete, voi siete per me il bene più prezioso al mondo. Le riverenze dopo. Leviamoci dalla linea di tiro. Va? Quegli stupidi francesi fanno tanto baccano, ma pochi danni. Non abbiate paura. Alice, Cora, vostro padre non deve attendere un secondo di più. E dopo di lui mi prenoto io. Voglio sapere tutto del vostro viaggio. Ma dove crede di essere quel damerino? Al ballo del governatore? Ah. Non sarà stato facile sfuggire a quei selvaggi. Oh, Duncan, non potete neanche immaginare. Ma è occhio di falco! Ehi, ragazzi, venite! Ci è mancato il tuo fucile, amico. Dove diavolo ti eri nascosto? Con voi qua i francesi li prendiamo a calci nel di dietro. Anche i vostri accompagnatori hanno ritrovato qualche amico. Sono uomini eccezionali, Duncan. Vedete come sono rispettati da tutti. Ma sì, lasciamo che la truppa festeggi a modo suo. Ma... dai, muoviamoci. Ah, benvenuti! Salute! Un incontro appassionante, signori! Allora, siete pronte? Ehi, non vorrete lasciarci qui? Papà! Bambine mie, come siete arrivate? Oh. È andato bene, papà. Tutto bene. Non devi più preoccuparti per noi ora. Dite a questi idioti di farsi da parte. Mi dispiace, ma si tratta di un incontro privato. Un incontro che avviene grazie a noi. D'accordo. Fate passare questo buon uomo. Siamo state così avventate a volerti raggiungere. Ci siamo tuffate in un'odissea che non finiva più. Ma ormai è passata. Ora dobbiamo lasciarci alle spalle questo brutto ricordo. Giusto, bambine mie? Sì, d'ora in poi non ti daremo più dispiaceri, papà. Non è vero, Cora? Certo. Ma non ti abbiamo ancora parlato degli uomini coraggiosi che ci hanno salvate. Ehi, dove credi di andare? Non sapete contare? Siamo in quattro, compreso il medico, e avete lasciato passare soltanto me. Sentite scuse, dottore. Nell'emozione del momento non ho fatto caso a voi. Ma per quanto riguarda gli indiani, il colonnello non li gradisce nei suoi alloggi privati. Che cosa? Adesso mi sente quel parruccone! Ehi, calma! Bella gratitudine la vostra! Ma come vi permettete? Abbiamo rischiato la vita per le vostre figlie e ora ci sbattete la porta in faccia? È uno di quei coraggiosi che... Ah, sì, quei tre, certo. Beh, giovanotto, anche se i vostri modi non sono certo da gentiluomo, vi meritate tutta la mia riconoscenza. E io non l'accetto, se prima non fate entrare anche tutti i miei compagni. Sono quei moicani di cui ti ho accennato, papà. E c'è anche un medico britannico, un gentiluomo. Ma sì, va bene. Inviteremo questo dottore a cena stasera e i suoi indiani avranno tripla razione di rum. Loro non sono i suoi indiani. E non sono degli ubriaconi. Ma certo, certo. E per voi, ben inteso, ci sarà una lauta ricompensa. Guinee d'oro, intendo. Io non sono un mercenario. Oh. Papà sta solo cercando di dire grazie. Ma non basta. Deve conoscere subito Grosso Serpente e soprattutto Uncas. La mia testolina tutta passione. Ancora piena di emozione per l'avventura inaspettata. Certo, gli indiani, la foresta, gli animali feroci. Voi state farneticando. Cora stava solo dicendo che Uncas... Lasciate che sia Cora a parlare, se e quando lei vorrà. Ma sì, piccola. Andiamo ad incontrare questi tuoi selvaggi. E se non vogliono il rum, con qualche medaglia fasulla e un buon fucile li faremo felici. Cora! Come potete permettere che lui... Nah, è tutto inutile, era da immaginarselo. Uncas! Uncas! Dov'è? Bene.
nebbie si sono alzate e Uncas finalmente ha visto le spine intorno al fiore che desiderava. Ma dove è andato? Ditemelo, dove? Dove è andato? E chi può saperlo? È schizzato via come una bestia ferita. Uncas! Non abbiamo più nulla da fare qui. Il colonnello Munro, presumo, piacere. Ferrate i ranghi! Fate larga la pattuglia! Levati dai piedi, ho detto! Dove credi di andare? Fattogli il contrattacco! Catturatelo! Ma il vostro servo ci ha aggredito. Lui non è il mio servo. Beh, la vostra guida. Cos'è, un carrettiere? Forse un guardiano. Lui è il mio uomo. L'uomo che amo. Non potete trattarlo così. Pattuglia! Informazione! March! Fino a questo momento nella foresta abbiamo lottato da soli ogni giorno contro i pericoli, la fatica. Abbiamo rischiato la morte, ma siamo stati liberi come gli uccelli, liberi di incontrarci. Qui in mezzo alla tua gente tu ora sei al sicuro. Ma chi ti salverà da loro? Non importa quello che dicono, non ti conoscono. Pensano tu sia... un selvaggio, come considerano gli indiani. No. Io voglio soltanto che mio padre ti conosca. E allora sono sicura che capirà quanto sei... buono e civilizzato. Già, potrà pensare che sono bravo come un bianco. O quasi come un bianco. I miei antenati regnavano da qui fino alla grande acqua da dove sono venute le vostre navi. Che c'entra con noi, Uncas? Sono uomini come tuo padre che sono venuti e ci hanno tolto tutto. No! No! In quel punto la foresta è fitta, i francesi non ci sono ancora arrivati. Ce ne andremo di là. Sì, però attenti a non farvi vedere dalle giubbe rosse. Hanno la mania di considerare disertore chiunque decida di cambiare aria. Noi ce ne andremo alla luce del sole. Se qualcuno ha intenzione di fermarci, bene, ci provi pure. Allora andate e buona fortuna. Le sorprese sono state tante oggi, forse troppe. Quindi vediamo di rimettere le cose al posto giusto. E subito. Sì, signore. Ho parlato con tua sorella. Sono disposto a essere comprensivo. Evidentemente l'emozione dell'avventura ti ha giocato un brutto scherzo. È davvero questo che pensi, Alice? Ma no, io credo soltanto che... ti basterà restare pochi giorni lontano da quell'indiano e sono più che sicuro che ritroverai il senno perduto. Bene, vedo che hai capito. Allora rientriamo ai nostri alloggi. Mi dispiace, papà. Mi dispiace davvero. Io ho sbagliato, sì, lo ammetto. Ho sbagliato a volerti presentare Uncas come se fosse un gentiluomo inglese qualsiasi.
Un Cass è molto di più di un gentiluomo. È un uomo forte, limpido e integro come io non ne ho mai conosciuti. Tu non hai occhi per vederlo, papà. E questo non mi lascia che una scelta. Andrò con lui, con o senza il tuo consenso. Cosa? Cora! Un Cass! Lascia che... Non devi dire niente. Anch'io ho sbagliato, sai. Ho avuto paura di perderti e senza volerlo ho parlato con orgoglio e rabbia. Ma ora so che il tuo amore sarà più forte di qualunque altra cosa e per questo sono venuto per dirti: resta con tuo padre. Dagli ancora un'occasione perché possa aprire gli occhi. Lascia che veda la luce inesauribile che ha colmato la nostra vita. Questo è l'amore, l'amore vero. Tornerò presto, te lo prometto. Partite. Non siete contenta, miss? Togliamo il disturbo, così potrete tornare a essere insopportabile come sempre. A presto, Cora. Duncan. Signore? Date ordine alle sentinelle di lasciar passare questi... Disertori, signore. Non è il caso di essere così zelante, Duncan. Tre uomini in meno per noi non fa molta differenza. Lasciamoli pure tornare in mezzo alla loro foresta e spero che se li porti via l'inferno. Come.